Diciamo che il mondo dell'antiquariato a Roma ho la sensazione che non se la passi benissimo. L'antiquariato inteso come antiquariato old style, cioè le gallerie su strada che per anni hanno rappresentato il commercio dell'antiquariato nella capitale. Prendiamo ad esempio questa via, Via del Babuino, era la via degli antiquari. Ora gli antiquari in Via del Babuino, quanti ne sono rimasti? Tre. Stiamo passando un momento di crisi terribile di questo settore perché vuoi un po' la sottocultura attuale, anche, devo dire, anche dei politici, perché non hanno lo spessore di quelli di una volta, non ne passa nessuno, dico la verità, neanche a chiedere, nonostante passino qui davanti e le vetrine sono anche abbastanza intriganti. Io non ne faccio una questione di crisi economica perché noi non siamo mai stati un settore aperto a tutti. Siamo stati comunque un settore aperto ad un ceto che poteva permettersi di, mettendo da parte un po' di soldi, di comprarsi uno o due oggetti d'antiquariato l'anno. Ora, questo stesso ceto ha cambiato interessi, a parte che abbiamo visto anche che ha cambiato un pochino il suo reddito, che è rimasto lo stesso mentre i prezzi della vita sono aumentati. Adesso si preferisce andare a cena fuori piuttosto che ricevere gli amici in casa, si preferisce avere delle case molto semplici. I grossi architetti di una volta che facevano le case importanti, mancano questi personaggi. Si parla tanto di una marginalizzazione di Roma dal punto di vista economico. Il mondo antiquariato è verissimo. Per quanto riguarda in genere, io trovo che la città di Roma abbia una mancanza di visione per quello che è una delle sue più grandi prospettive, prerogative e caratteristiche, cioè il turismo di cultura. Noi abbiamo dei blockbuster come i Musei Vaticani, i Musei Capitolini, la Galleria Borghese e poi tutta una serie di musei interessantissimi, meravigliosi che rimangono deserti. Roma è sempre stata lacerata tra la più bassa ignoranza della sua borghesia e il retaggio classico che non l'ha mai abbandonata come scuola del mondo per l'arte. Non so se quante altre città ci sono che basta scavare per terra e si tirano fuori opere d'arte con questa copia. James Joyce dice di Roma una cosa terribile, cioè mi fa l'effetto di qualcuno che si fa pagare per far vedere il cadavere della mamma. E quindi per emanciparci da questa brutta fama di venditori di cadaveri dobbiamo faticare di più e fare un grande lavoro di volgarizzazione dell'arte. Cosa che oggi, nonostante i mezzi di comunicazione straordinari, è sempre più difficile perché è difficile essere ascoltati e compresi. La vostra galleria si trova in uno dei punti più belli di Roma. Roma, secondo voi, resta ancora un punto di forza? Sarebbe un punto di riferimento, specialmente col mondo internazionale, sì. Perché a Roma c'è tutto il mondo. E tutto il mondo è penalizzato ad acquisire le merci di antiquariato. Noi abbiamo delle leggi sacrosante della protezione del patrimonio, leggi che esistono in tutti i paesi della comunità europea e anche chiaramente all'estero, per cui un bene culturale non può lasciare il paese senza che venga esaminato da una commissione. Questo è un bene che venga esercitato questo controllo, però è relativo ad un bene culturale, non può essere soltanto un'epoca a stabilire se il bene ha un valore culturale. Per poter vendere un oggetto anche da 5.000 euro, anche da 1.000 euro, dobbiamo chiedere permesso delle esportazioni alle belle arti. E questo è il tempo che implicano minimo 45-60 giorni per ottenere un certificato di uscita. Capisce che se viene un cliente, uno straniero che viene una settimana a Roma e vuole portarsi via un souvenir di Roma come oggetto antico, non può farlo. Non posso far fare la stessa trafila a una sedia da 300 euro e a un dipinto da 15, 20 o 30 mila. C'è chi dà la colpa a internet. Diciamo noi siamo stati uno dei primi, noi abbiamo uno dei primi siti,
di antiquariato su internet, parliamo di 15 anni fa. Devo dire che internet ha portato alcuni clienti che si contano sulle dita di una mano, perché orbitano nell'ambiente romano e la curiosità di vedere questo negozio sono venuti. Ma vendere qualcosa di antiquariato su internet non è facile. E c'è anche da capire il personaggio che compra, perché l'oggetto antico va visto, va toccato, va analizzato. Ma io dubito che si possa vendere per internet qualcosa al di sopra dei 10.000 euro, quindi le grandi opere d'arte sono ancora vendute all'asta e tradizionalmente non nelle aste online e tramite una trattativa privata. È un'arma a doppio taglio, perché per noi che possiamo acquistare su internet, oggi ci permette di comprare in tutto il mondo, in Sudafrica, in Australia, allo stesso tempo concorrere con tutto il mondo. E invece al contrario è quello che nel mondo delle vendite internet non nasconde niente. Oggi internet si vede tutto, si trova tutto, qualsiasi storia di qualsiasi pittore, autore o prezzo che è stato comprato un oggetto, addirittura esistono database enormi con prezzi e aggiudicazioni di lotti passati per le aste, quindi nessuno oggi può più nascondere niente. Voi su internet avete puntato molto? Sì, abbiamo scelto di approcciare il mondo di internet con una profonda conoscenza del mercato antiquario, volendo rappresentare ai nostri colleghi antiquari, al pubblico, che con un progetto di piattaforma diversificato sui social e sulle varie opportunità che internet offre, diventa invece uno strumento potente per attirare e coinvolgere una clientela fresca e sempre nuova e molto vasta, sia localmente che a livello internazionale, e poter trasferire e raccontare un modo nuovo di fruire il mercato antiquario. All'inizio sua mamma non era convintissima, giusto? Assolutamente. No, diciamo che avevo ovviamente capito che bisognava, io non sono sempre stata in movimento nella mia testa, quindi ho sempre cercato di fare cose diverse, anche strane, stravaganti, però era veramente difficile entrare in questo tipo di mentalità. Il frutto di questo lavoro è circa oggi, parlando proprio brutalmente di numeri, una presenza di circa 40-45 mila persone a settimana sui nostri profili social. Abbiamo diciamo clienti e persone che guardano e sfogliano il nostro catalogo non solo dall'Italia, ma dal Canada, dagli Stati Uniti, dalla Russia, dalla Cina e dal resto d'Europa. State provando a resistere diversificando e diversificandovi. Certo, i pochi che sono rimasti cercano in qualche modo di rivolgersi a un pubblico più danaroso. Cioè, ecco, mettendo, a parte il fatto che io da sempre, da più di 10 anni, unisco l'arte antica con l'arte moderna e contemporanea. In questo momento all'ingresso della vostra galleria ci sono anche delle auto e moto d'epoca. Certo, perché per dare un po' l'idea del lusso, cioè dobbiamo ritornare a stimolare le persone al bello, al lusso. Accanto alla sua galleria c'è poi un posto molto particolare. Quando è morta l'ultima, la figlia di Enrico, che era l'ultima signora Tadolini che lì viveva, ed era anche una famosa chiromante, dove tutta Roma andava a farsi fare le carte, compreso Fellini, mi dicono, e quando è morta lei gli è stato dato lo sfratto esecutivo, cioè tutte le opere, peraltro tutte notificate in blocco, sarebbero dovute uscire da quel posto per essere messe in un magazzino dello Stato e lì sarebbero finite, nessuno l'avrebbe mai più viste. Io allora ho comprato tutto le statue, tutti i manufatti, e l'ho aperto inizialmente come gipsoteca, però come gipsoteca non interessava a nessuno, e ho chiesto sia alla regione che al comune di poter aprire un bar. Lei a un certo punto ha lasciato il mestiere dell'antiquario per dirigere una casa d'aste. Sì, diciamo che nell'animo sono rimasto e probabilmente sarò sempre antiquario. È stata una scelta dettata principalmente dal desiderio di esplorare
un nuovo mondo, che era un mondo nel quale avevo vissuto dall'altra parte della barricata, visto che da antiquario per anni ho partecipato come acquirente alle più grandi aste nazionali ed internazionali. Sono due forme di approccio all'arte decisamente diverso. Chi decide di rivolgersi a un gallerista probabilmente è perché ha bisogno di avere una guida nel proprio acquisto. Chi decide di rivolgersi a un'asta probabilmente è già sicuro di quello che vuole acquistare e soprattutto ha una scelta decisamente più ampia rispetto a quella che può fornire un gallerista. Sfangarla non è facile, però ecco, ci proviamo in tanti modi, anche lavorando con l'estero, con acquisizioni sia all'estero che in Italia, e anche le vendite con clienti stranieri che si riescono ad acquisire tramite la vetrina del negozio, che per fortuna qualcosa porta. C'è una grossa crisi di mercato che però ha dato un abbassamento del 30, 40, 50% dei prezzi. Per cui il consiglio nostro è che se qualcuno vuole investire e comprarsi un bel oggetto, un bel quadro, in questo momento riesce ad avere dei prezzi veramente d'occasione. Il cliente ideale è l'altro antiquario, perché ha la nostra stessa passione. E il cliente ideale non antiquario è sempre più raro, ma è l'appassionato, è quello che veramente ama le cose, ama averle, ama possederle. Sono clienti sempre più rari perché sono anagraficamente connotati da un periodo storico, da un'educazione. I giovani sono rari e quindi bisogna educare un nuovo pubblico con grande fatica e combattendo soprattutto con un mercato dell'arte contemporanea che è tutt'altra cosa, ha tutt'altri valori. Potendo tornare indietro, sceglierebbe di nuovo di fare questo mestiere? Guardi, questo è un momento molto difficile per noi del settore, però io sono innamorata del mio lavoro e credo che sia per me il più bello del mondo. Non saprei altro mestiere, credo.